Questa è la sfida nella sfida. Dagli ammacchiaioli, passando per la Salernitana, poi c'è stata un po' di Cremonese, no? Schalke a Macchiaioli. Da quando si sono divisi Barbato e Grasso, le cose vanno fantasticamente per entrambi. Il primo dei 9 appuntamenti finali delle regular season si è giocato, sta per cominciare il secondo, sempre nel girone Under League. Si decide il destino del Barrio, che di fronte al Boca, anche il destino del Boca è riversato in questo match. Si giocano l'ingresso in SCL da terzi in classifica, o nel caso del Barrio, in caso di vittoria, addirittura da secondi, perché la squadra di Brian Dominguez e Erlindo Martinez è al terzo posto, 18 punti in 8 gare. Il Boca è sesto, 15 punti in 8 gare, con una vittoria salterebbe con un colpo solo Cimialen, Churros e appunto Barrio per scontro diretto, posizionandosi in zona Champions. Occhio! Occhio! A buon cuore che va a deviare questa rimessa laterale per la Champions e per il titolo di Major League, con sfide che sanno di preliminare come questa qua, occhio a Grasso, ma come lo sarà anche la sfida del Real Madrid oppure Jokers New Team, come lo è stata la prima. Attenzione a Max, calcio in porta, c'è una deviazione, prova a segnare lui il gol per la Champions, il suo Boca, il capitano. Secondo appuntamento che è startato, anzi il terzo, perché probabilmente ha fischiato prima di là la sfida tra Real Sorsetto e Stella Rossa, le due squadre subentrate a Nandola e Sesto Assenso dopo tre giornate, con Ramirez che va su, si sgancia Jesus, che controlla e tira, ma deve fare 5 reti. Eccolo qua, canonico per buon cuore, in testa di Erlindo. Kevin che alza in cielo questo pallone, attaccato in 2-3, occhio a Brian che sfonda, arriva Kevin, palo clamoroso, a De Rosa battuto, mani di Kevin, De Rosa, occhio non perfetto ma recupera, Paliggio, partite da dentro o fuori, non sfonda, Palacios riparte, risale il campo, 4-4-3, Danny va in porta, la tocca De Rosa, palla dentro Aguilar, c'è una deviazione pure del difensore ed Emanuele Cavalli con molta probabilità, occhio a questo pallone, ancora De Rosa di vantaggio, spintarella su Grasso, punizione, sta per calare il sipario, lancio per Brian, gran controllo e tiro De Rosa, Brian, Osorio devia, canonico, la tiene e calcia, primo tempo, dice il direttore di gara, per adesso è 1-0 Boca, che con questo risultato scavalcherebbe il Barrio in classifica mettendosi proprio in zona Champions al terzo posto, vediamo come finisce, calcia Brian, fuori porta, adesso. E palla Brian, controllo, tiro, attacca la palla e fondo clamoroso. Ramirez gioca su. Fuori tempo, difensore del Boca, Kevin al volo, la tiene lì De Rosa, attaccato da tre maglie Boca. Poi no, tiro, no. Spezzata, si libera. Dell'uomo e va in porta, palo clamoroso. Ah Nico, ma tu vai là dopo. Si gira e calcia in rete. Grandissimo gesto tecnico di Schiffer, che si libera della marcatura avversaria, riesce col sinistro a piazzare sul secondo palo, occhio al Barrio, pareggia e torna al terzo posto, non ha retto l'1-0 per il Boca fino alla fine del match, ci riprova al posto del Boca Junior, adesso c'è il Barrio con 19 punti e occhio a Bonocco, Aguilar con interno verso Dominguez in aria, si libera dell'uomo, De Rosa fa un miracolo, dentro tutta, colpo di testa di Aguilar, poi la palla è buona per Palacios, protegge col corpo, difende, salta secco l'uomo, Palacios non ci credo, le mani, testa di Brian, dentro per Schiffer, ancora De Rosa, poi Brian non controlla bene, forse con un passaggio doppio, Ramirez alza qua, sposato a vuoto, si avventura De Rosa, Brian lo salta, tiro, sposato a porta vuota, salva la... Gioca su,
Occhiate rosa, la palla rimane là, la porta diventa vuota e traversa clamorosa di Schiffer. Clamoroso canonico in contropiede, ruba Martig. Ramirez, che cosa stiamo vedendo? Incredibile, a porta vuota era gol Champions, lo fallisce Schiffer dopo averlo realizzato. Il Barrio però ancora il possesso, Palacios tira, palo ancora. Non è finita, Schiffer. Dentro, smanaccia De Rosa. E poi Dominguez studia la mossa, palla dentro De Rosa. Poi contropiede Boca, attenzione, un 3 contro 2 potenziale, Parisi la rimane là, Max rientra, tira Max, che volo di Grasso, clamoroso, proprio Alex a negare il gol che poteva valere la Champions, l'applauso, lo sguardo di Grasso, è un film questo qua, non è più una partita, è diventata una serie TV, sul filo del rasoio la qualificazione per entrambe alle prossime Final 16, canonico! Ma non ha di Grasso, Amies, in avanti, Brian, clamoroso, sinistro rete, fa 2-1 il Barrio, colpo di scena, in vantaggio la squadra di Dominguez, che in questo momento sale a 21 punti, aggancia e porta a festa, in testa la Lega, uno scontro di adesso però già perso settimane fa. Aguilar, finta, sinistro, un assist per Brian che a porta vuota di tacco se lo mangia, poi miracolo di De Rosa, incredibile. Dunque essere il migliore in campo, Buonocore stampa su Ramirez, Federico, due mani per Grasso, non è finita ancora questa partita. Quella mette giù, la perde clamorosamente. Gioco fermo. Giallo pure per Di Roberto. Si fa male Grasso, deve andare Aguilar in porta. Non è l'ultimo arrivato, visto che con i Toca, l'Elite, è uno dei migliori portieri. Rimane qua, tiro calcia su Barbato, un po' di fase confusa. Barbato tira. Fran per Anderson. Grande manovra del Barrio, liberato Kevin nell'aria, attenzione. Cerlindo sul secondo. Segna lui il gol che può mandare il suo Barrio in Champions, passando per il secondo posto della Lega Under. Schiffer, Gomez, c'è tutto di là, solo Erlindo, Fran lo vede, lo cerca, c'è prima Schiffer, De Rosa, poi la palla non entra, Fran la Brian, grande aggancio di Kevin. Punta l'area di rigore il portiere De Rosa che mette un piede, la palla rimbalza, poi se la ritoma. Buonocore che legge e tira su Ramirez, fa continuare il direttore di gara, secondo me più schiena che mani, però da rivedere. Barbato di Roberto, tira, occhio, fondo, controllo. Se la tira, però para, quindi calcio di rigore, vediamo lui, Ciro contro Aguilar. Segna Ciro, dopo l'assist trova anche il primo gol stagionale in Under League. Occhio, Brian alta, poi in classifica Under League. Occhio a De Rosa che addirittura adesso mette palla giù, risale, sbaglia, porta vuota, fa 4-2. Schiffer, ci ha provato De Rosa, alla fine il Barrio ad aggiudicarsi il secondo posto dell'Under League. Batte 4-2 il Boca, li condanna all'Europa League. Il Barrio sarà alle Final 16. Io non vengo perché prendiamo 8 punti. È stata un'altalena di emozioni perché fino al 20-35esimo, se non erro, eravamo 1-0 per il Boca, che era al terzo posto in Under League e in Champions. Poi, devo dire la verità, non me l'aspettavo, perché l'inerzia della gara la stavate gestendo abbastanza bene, però a un certo punto ve la siete fatta veramente sfuggire di mano. Onda Barrio rimonta, vi chiude poi due gol, 4-2, e vi relega all'Europa League. Massimo, che stagione è stata? C'è proprio una manona di Ale Grasso che vi ha battuto nel primo tempo, e poi è lui proprio che ha fermato la vostra. Sull'1-0 ha fatto quella grande parata che ci ha smontato un po'. Comunque dovevamo perdere, ma già dall'inizio del primo tempo proprio, perché comunque loro ci hanno attaccato molto di più. Noi abbiamo resistito un pochettino con qualche palo preso anche da loro. Il Ciro che è un grande portiere. E ci aspettavamo un po' questa partita così tosta, dura, anche fisica.
però è stata una partita molto divertente. Loro sono bravi ragazzi, quindi ci siamo comunque divertiti. Sto bastardo. Vero. Ci vediamo in Europa League, Max. Sì, sicuramente. E allora, mi fa piacere, è stato un bel percorso per il tuo Boca, una grande stagione. Vediamo dove arriverete in Europa League. Aguilar, capocannoniere. Perché sì, nessuno lo scavalca. Sì, 11 gol non hai segnato, ma nessuno ti scavalca. Grasso mette un'ipoteca sulla qualificazione di questo Barrio, che pareggia i punti con i Porta a Pest, 21 e 21. Scontro diretto, fatale, altrimenti voi eravate anche campioni di Lega. Vabbè, anche un'altra serie di partite dove abbiamo perso punti magari in otto. Secondo te qual è stata un po' la partita che vi ha fatto perdere il campionato? Secondo me la partita contro gli Yogamates, che io sono arrivato solo nel secondo tempo, quel rigore un po' dubbio. Sì. E poi l'abbiamo persa sbagliando un sacco in quella di partita abbiamo quindi perso. Quindi lì abbiamo perso l'under, però... Sarete in Champions, non sarete da ultima, da sedicesima, sarete forse... tra il 14 e la 13esima posizione. Non prendiamo il Baretti, prendiamo il non prenderete i Baretti né il Gibitocala, però prenderete probabilmente un'altra squadra d'elite. Aguilar ne ha fatti tanti di ottavi di Champions, sempre perso. Vi aspettavi, augurati di andare avanti? Sempre. Sì, sempre. Oppure vedere. L'obiettivo è la Conference? No, la Conference è il terzo. L'obiettivo c'è l'Europa. Prima la Champions. Penso che tutte le squadre vogliono giocare la Champions. Sì, però l'anno scorso contro i Wimbledon sembrava una pasta. Usciamo, andiamo in Europa League. Sì, usciamo, andiamo in Conference. Non abbiamo tante fiducia di noi quando non ci stanno tutti. Diciamo. Dai, che la squadra è fatta bene. Oggi stavamo quasi tutti. Abbiamo giocato bene, abbiamo mangiato un sacco di gol, però. Abbiamo vinto, quello alla fine è lo più importante. No? La dedica per il trofeo che ritirerai? A Brian Dominguez, che oggi è il suo compleanno. Ma come, compleanno Brian? Brian, tanti auguri, Brian! Se ne va, non festeggia, non dedica, che è sta roba? Auguri, Brian, ci vediamo in Champions, Barrio. Ciao, Bottone. Ad Alessandro Bottone, che oggi doveva venire e poi non è venuto. Grasso è in Champions, Grasso. È svenuto il telefono. Grasso. In Champions e io non ci sono, ma forse manco tu, Luis. No, ma non ci sono, non senti. Mo vediamo se vanno loro. Allora, Grasso in Champions. Mo io non ci sto. Lui forse non c'è. E mo chissà. Carlo Cuccaro, no, Ale Grasso sì. Siamo.